মাকে 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 27 febbraio 2022 torna la napoli city half marathon due anni e quattro giorni dopo l'ultima edizione corsa migliaia di pettorali inondano l'ente della mostra d'oltremare il suo parco dal quale partita il campo base organizzato da napoli running e da Nancec, team internazionale che organizza tantissimi eventi in giro per il mondo a partire dalla maratona di praga e che con tanto lavoro dei volontari e di tutto lo staff, ha permesso di ritornare a vivere con 4.000 atleti e centinaia di altri appassionati impegnati nella staffetta ai 21 ,97 km 97 m del percorso di Napoli. Grazie alla collaborazione di tanti partner, sponsor e istituzioni siamo al via con una temperatura di 7 gradi, 65 ⁇ 65% di umidità, vento quasi assente, ma soprattutto tanti atleti importanti al via, a partire da Ilia Sawani. Più volte campione italiano lo scorso anno, cross mezza maratona. Ricordiamo ancora Rebea Schöneborn col pettorale numero 3 e ancora per i colori italiani della Casone Noceto, Badr Giaffari. Accanto a lui l'atteso Jeman Krippa, pluriprimatista italiano che prova per la prima volta a concludere questa distanza della mezza maratona. E ancora Sofia Jarenciuk, l'italo-ucraina in prima linea. Nel momento anche del minuto di silenzio per invocare la pace nell'Est Europa e nel mondo. Questo è il momento dello sparo e dell'avvio dei 21 km con, avete visto eh, anche la partenza del primatista europeo eh, della distanza di mezza maratona, ovvero Julian Wonders, 59-13, il suo primato. Tanti gli atleti con meno di un'ora. Alla via come proprio primato personale, queste le immagini di Viale Kennedy dalle quali partiamo per raccontare quanto avvenuto in questi 21 ,97 km 97 metri, e come vedete, una marea colorata che ha invaso completamente la città di Napoli. Questo è il primo tratto pianeggiante di Viale Kennedy, un percorso nuovo e molto più veloce delle passate edizioni. con L'affetto e la stima, ovviamente, di tanti partecipanti che hanno deciso di credere in questa manifestazione. Primi tratti di gara con la brevissima discesa verso la piazzale Piazzale Tecchio, Piazzale Ascarelli eh, con la metropolitana di Campi Flegrei, mentre vedete le immagini dall'alto del flusso degli atleti in partenza come sapete sempre rispettando i protocolli eh, sanitari imposti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera insieme ovviamente a Sport e Salute e al Ministero per ehm, mettere le gare in con la partenza in massima sicurezza che prevede l'indosso della mascherina per i primi 500 metri della gara che poi ovviamente andrà rimessa al traguardo qui i battistrada che guidano il percorso mentre contemporaneamente la coda del gruppo abbandona e supera la linea della partenza. questo è il gruppo di testa con Yaman Kripa, Giuliano Wonder, Solon, Solon Beriu Come avete potuto vedere, sono circa una decina eh, gli atleti al comando quando ci si avvicina al primo chilometro di gara. E leggete anche il nome di Johannes Schiappinelli, l'atleta azzurro del eh, gruppo sportivo, del centro sportivo dei Carabinieri, che anche lui è al debutto sulla distanza, quest'oggi qui a Napoli. Questa invece è la testa della gara femminile, dal primo momento un testa a testa a due eh, tra Ftah, e Bezab e Gledys Cepchirui. Alle spalle vedete la sagoma di Sofia Iara in ciocchimaia bianca, quella dell'esercito. Eh, ovviamente questo tratto è in leggerissima salita quando ci si avvicina al primo chilometro eh, di gara e come vedete dopo 3 minuti e 20 ancora passaggi sotto l'arco di avvio con tante bandiere dell'Ucraina ad accompagnare questi primi istanti di gara e lo saranno poi per sicuramente per tutto il resto del tracciato. Come vedete ovviamente dal percorso, questo nuovo tragitto affrontato, partenza da Via Lechene, di via Giulio Cesare, il transito per la Galleria Laziale, sino all'uscita di Piazza San Nazaro, dopodiché tutto il lungomare costeggiato passando per la Villa Comunale, Castel dell'Ovo e poi ancora il transito davanti ai grandi alberghi, la discesa per via Acton, tutto quanto il porto di Napoli eh, che viene costeggiato alla destra degli atleti, sino al giro di Boa del decimo chilometro. Qui zona di cambio per le staffette e poi il rientro transitando per questa piccola curva di piazza Bovio, corso Umberto, al passaggio per piazza Municipio, dapprima davanti alla sede del Comune di Napoli, poi piazza del Plebiscito con il teatro San Carlo, la discesa per via Santa Lucia, nuovamente Villa Comunale, tutto il lungomare sino a piazza San Nazaro. Da qui il ritorno in galleria con l'unico tratto in vera salita. Del percorso, circa 700 metri al 4%, al 5% di media. Nuovamente via Giulio Cesare, in discesa, giro intorno alla cumana della fermata di mostra. Passando accanto allo stadio di Gormando Maradona e il ritorno sull'arco di partenza, che in quel caso sarà d'arrivo, per completare i 21 ,97 km 97 metri. Questa l'uscita dalla galleria della Laziale che porta da Piazza San Nazaro verso il mare leggete il riferimento cronometrico di Henry Rono 1.00.04 questo è il risultato ottenuto nel 2020 che è l'attuale primato della eh, corsa eh, svolta a destra dopo 8 minuti e 15 gli atleti vedono il mare e lo accompagn saranno accompagnati dal mare accanto per eh, oltre 10 km da questo momento inquadrata Piazza San Nazaro e poi dopodiché ancora la testa femminile, la corsa, ancora con questo bellissimo testa a testa leggete i primati di Gladys Cecchirui, che vanta un'ora 13 e 31 eh, di primato leghe classe 1994. Ancora eh, il record della corsa al femminile 1:647 di Yola Ceptu, anche questo ottenuto nell'ultima edizione. Siamo oramai prossimi al passaggio del eh, quinto chilometro nei pressi di Castel dell'Ovo, che vedete lì in fondo, 13.52, 2.46 a chilometro come media, per una proiezione finale al traguardo di 58.31. Ovviamente sarebbe il primato della manifestazione, ma mancano ancora 16 chilometri al traguardo. Stessa cosa riguarderà tra poco anche il passaggio della corsa al femminile. Eccoci qui infatti 16 .04, 3 13 a km, 1.07.48 invece la proiezione di gara per le due battistrada, se riusciranno a mantenere lo stesso ritmo anche per i prossimi eh, chilometri. Eh, piccolo curriculum di Zerai Bedsba, 1.08.30, ottenuto la, al Berlino lo scorso anno per... Uh, l'altra la, atleta in testa in questo momento siamo invece qui nella discesa poco dopo il sesto chilometro che dal lungomare porta via Acton per accompagnare gli atleti a due passi dal porto e sotto Castelnuovo o noto anche come Angioino che vedremo sicuramente inquadrato a breve mentre appare un piccolo curriculum di Yeman Crippa come diciamo pluriprimatista italiano 28 e 34 il suo primato sui 10.000 nel frattempo c'è l'allungo della Cep che stacca eh, la sua avversaria Abezba e prova a guadagnare qualche metro dopo circa 6 km eh, di gara. Ecco qui Castelnuovo che vedete, noto a molti anche come maschio angioino nel cornice di Piazza Municipio, dal lato opposto invece c'è la stazione marittima del porto. Uh, e qui invece inquadrata Sofia Jaremciuk, uh, che scortata ovviamente da tanti atleti in gara, uh, lei che è classe 94, ha ottenuto il suo primato nel 2019 alla Romostia che è di 1.10 e 33 invece uh, a Terni nel 2020, perdonatemi, settima classificata alla Romostia nel 2019. Uh, questo è il tratto di discesa che abbiamo visto poco fa e che nel frattempo vede gli atleti alla testa della gara a Bordo Porto continuare il loro viaggio verso il giro di Boa del decimo eh, chilometro eh, ancora tantissimi eh, dicevamo gli atleti in gara 4.000 gli iscritti per quanto riguarda la maratona, diverse eh, anche le partecipazioni per la gara staffetta con il primo tratto di circa 10 km da affrontare e il secondo da circa 11 per ritornare in partenza questa è la testa eh, questi gli inseguitori eh, ovvero Idru, Abra, Awani Elegen, eh, che si avviano a pochi passi oramai dal giro di boa. Giro di boa già eh, superato dalla testa della corsa, split time al decimo chilometro 28 e 12, 2,49 a km. Proiezione che si è leggermente alzata 59,30 per eh, i battistrada, ripeto qualora dovessero riuscire a mantenere. Uh, ritmo attuale Mutai, Kiti, Orono, Abra, Kiprotich Belet, Kibici, Kemei, Kripa e Wonders questi 10 atleti al comando al decimo chilometro questi ancora gli inseguitori che abbiamo già nominato poco fa ovvero Idro, Abra uh, Awani e Leguen a breve anche il passaggio della testa della corsa Femminile al decimo chilometro, vedete la Chef ancora in solitaria al comando, per lei 32 0 al parziale dei 10 km, un minuto di vantaggio sulla Bezba e eh, poco più sulla Yarimchuck che mantiene il terzo posto parziale. Nella gara, un'ora 07:33 la stima di conclusione di gara, 3,12 a km il ritmo, media comunque sostenuta, grazie anche all'ottima giornata meteorologicamente parlando offerta dalla città di Napoli, senza praticamente vento, con un bel sole, e come vedete anche con la cittadinanza a bordo strada ad accompagnare gli atleti nella loro gara. Qui la svolta dal porto verso Piazza Bovio si transiterà a breve su Corso Umberto, una delle eh, strade più note della città perché porta alla stazione centrale, mentre torniamo sul lungomare davanti alla zona dei grandi alberghi e del Castello dell'Ovo per vedere in quanti erano lì a correre e a divertirsi, a godersi la grande festa organizzata da Napoli Running e da Rancheck. In questa domenica di sole, ancora Cerchi Rui in solitaria al comando per a breve svoltare anche lei in piazza Bovio e affrontare il Corso Umberto per questo secondo tratto di gara. Quando siamo a 37 minuti dal via, vedremo a brevissimo anche delle immagini che ci racconteranno di quanto accaduto nel corso del weekend perché la Napoli City Half Marathon non è stata soltanto eh, questa domenica mattina, ma è stata una due giorni di eventi, di appuntamenti, di incontri all'interno eh, dell'Expo, del padiglione di Mostra d'Oltremare, un parco in polo fieristico che è diventata la casa della mezza maratona oramai da tanti anni e come vedete tutta la zona destinata al Uh, ritiro dei pettorali. C'è stata più volte la presentazione del percorso. Tanti gli amici che hanno approfittato per farsi foto, per conoscere sia i pacemaker ma i tanti sponsor e partner uh, della manifestazione. E soprattutto anche per prepararsi al meglio alla partenza uh, della gara di, di questa domenica mattina. Questa invece è la presentazione dei top runner all'NH Panorama. Altro. Albergo, partner eh, e della manifestazione, nonché ovviamente tutti gli altri espositori che potete aver visto in queste immagini, e che chi è stato presente ha potuto conoscere e toccare con mano da vicino nell'arco del weekend. Nel frattempo, le immagini eh, vedono la risalita da corso Umberto degli atleti di testa, mentre. Assistiamo alle immagini con Carlo Capalbo, Glenn Leitner, Mark Milde, Ferruccio de Madonna, ehm, e ancora Stefano Reghini. E e Carlo Cantales è sottoscritto a, par a parlare in questa tavola rotonda! Che c'è stata ehm, il sabato pomeriggio per raccontare quelle che sono ovviamente le evoluzioni del running in questo periodo post pandemico eh, e per eh, discutere ovviamente con i presenti di quello che poi potrebbe essere il risvolto sul piano italiano e internazionale delle corse su strada in questo periodo eh, che speriamo sia davvero di chiusura rispetto ai due anni da poco conclusi eh, per via della pandemia. Nel frattempo torniamo alla gara, torniamo alla gara con la testa della corsa che passando via Medina si sta avvicinando al transito in piazza municipio davanti al palazzo del comune di Napoli, palazzo San Giacomo e transitando con Castel Nuovo o oh, Maschiangioino alla propria sinistra, mentre la Cepchirui, accompagnata dalla sua lepre e fiancano a breve anche Ismail Adim, saranno invece... A breve, al giro di boa di Corso Umberto, per seguire ovviamente quello che stanno attualmente affrontando gli atleti della testa della corsa. Vedete lì dietro proprio Palazzo San Giacomo. Qui un piccolo strappo di salita che conduce verso piazza del Plebiscito. Prima, ovviamente, il transito per il teatro San Carlo che vedete, la Galleria Umberto alle spalle, piazza Trieste e Trento con la sua fontana. E da qui, tra poco, a sinistra ci sarà il Palazzo Reale, e a destra uno dei più belli e noti colonnati eh, al mondo, quello della, di Piazza del Plebiscito proprio, che rappresenta un po' nell'immaginario comune proprio la città di Napoli. Questo è ancora il passaggio, gruppo ancora compatto in partenza con il nostro Jeman Crippa, eh, seguito a pochi passi da Julian Wonders e rimangono quindi in sei a guidare la gara con Kemei che fa... Accenno di potersi affiancare agli altri atleti, nel frattempo vedete quanto vi dicevo: piazza il plebiscito. Siamo al quindicesimo chilometro: 42,27 il passaggio, 2,50 km: 59,42. Leggermente calato il ritmo in questo tra tratto eh, di gara, eh, ma rimane ancora una proiezione sotto l'ora per i battistrada si avviavano lungo via Santa Lucia in discesa, qui nuovamente la CEP Chirui che torna da Corso Umberto su piazza Bovio e risale anche lei eh, verso piazza Municipio, qui invece il gruppo, la pancia del gruppo che affronta questo tratto intorno al dodicesimo chilometro, di quello della svolta dal lungomare verso piazza Bovio, si torna sul mare, si torna a Castel dell'Ovo, si torna a via Caracciolo a breve, davanti alla villa comunale, come vedete, questi gli split dei tre eh, passaggi ai 5 km con una media di 2.46 al primo leggermente calata, ma stiamo parlando davvero di pochi secondi nel terzo parziale eh, per ritornare ovviamente verso il rettilineo eh, d'arrivo. Vedete alle spalle degli atleti anche la sagoma del Vesuvio che ovviamente rende ancora più caratteristico eh, questo eh, passaggio e che ovviamente ha accompagnato gli occhi dei tanti atleti che sono arrivati da ogni parte d'Italia e del mondo sono arrivati a Napoli per godersi questo tracciato Cripa, Protic, Belette e Chemei i quattro atleti rimasti al comando eh, sul tratto accanto alla villa comunale guardate ancora la spinta ancora eh, completa di ognuno di loro riescono ancora a tenere il ritmo, questo fa ben sperare anche per il riscontro cronometrico finale di gara. Stessa cosa vale per la Cerchi Rui che eh, sempre in solitaria eh, continua la sua corsa arrivando anche lei in piazza del plebiscito e avvicinandosi quindi allo step del quindicesimo chilometro eh, che sarà... Un paio di centinaia di metri più avanti rispetto alla posizione nella quale è attualmente inquadrata. Come vedete la zona ristoro con i tanti volontari, tantissimi davvero a disposizione di questa manifestazione. Non solo per i ristori, ma anche per uh, la completa chiusura del tracciato e di tutto quello che poi è stato l'expo. Come dicevo, quindi quindicesimo chilometro 48,09 il parziale 3,13, quindi praticamente invariata la media, un secondo a chilometro di differenza. Per uh, Uh, Quest'atleta quindi confermato che comunque questo tratto del uh, tracciato ha fatto perdere a entrambi i gruppi qualche piccolo secondo, ma vedete la media è praticamente invariata per l'atleta uh, che guida la gara femminile. Torniamo su quella maschile: sono rimasti in tre Crippa Belette e Chemei a giocarsi la vittoria di questa Napoli City Alf Marathon. Mancano circa 3 km al traguardo. Vedete tutta la città di Napoli alle spalle e continuiamo invece ad assistere alla splendida spinta alla splendida azione che questi tre atleti stanno portando avanti a pochi passi dall'ingresso della galleria che poi li riporterà da piedi grotta a fuori grotta con questi circa 700 metri di salita sfida 2 per gli altri due gradini del podio donne con la Bezba e la Jaremchuk adesso affiancate in discesa dopo il passaggio al quindicesimo km e siamo in galleria questa è la salita, vedete che Crippa dovrebbe essere eh, in questo momento a tentare un piccolo allungo eh, per staccare il primo dei due avversari, quindi una bellissima azione nonostante sia in salita questo tratto per provare a giocarsi la vittoria e perché no il record della gara che significherebbe soprattutto il record italiano di mezza maratona che è fissato a 10007 da parte di Job Faniel, al compagno di squadra della Polizia di Stato di Yeman Crippa che vedete allunga il suo ritmo e la sua falcata proprio in salita a poche centinaia di metri dallo sbocco della galleria. Eccoci qui all'uscita della galleria laziale su Via Giulio Cesare, ecco il riferimento di Job Faniel eh, che eh, è ovviamente l'obiettivo primario a questo punto di Yeman eh, che in questo tratto di discesa di via Giulio Cesare si avvia verso il traguardo seguito a pochi passi da Belet eh, che lo tallona e prova a ricucire eh, il gap tra non molto svolta a destra un piccolo strappo di salita di una trentina di metri e poi l'ultimo tratto di gara che porterà sino al traguardo ancora affascinante anche accattivante per chi ha seguito la, eh, la gara ed era a bordo strada eh, lungo il loro transito vedere queste questa sfida e questo eh, tentativo continuo di strappi dell'uno nei confronti dell'altro per cercare di conquistare la vittoria di gara bellissimo davvero questo a lungo e anche le immagini che raccontano questo oramai ultimo chilometro eh, di gara, siamo a circa 100 metri dalla penultima curva di gara ed è cielo a l'affianco da parte di Belet che si porta accanto a Crippa, vedete qualche smorfia di fatica sul suo volto, ma riprende subito una espressione più rilassata per non perdere il passaggio, il ritmo ed eccoli ormai con i loro inseguitori, Kiprotich e Chemei, a pochissimi istanti ormai dal traguardo, 57 minuti e 20 secondi dalla partenza, ultimo strappo di salita che accompagna Crippa e Belet verso il traguardo. Belet sembra cercare di guadagnare qualche metro sul suo diretto avversario, sull'azzurro delle fiamme oro. Quando leggete siamo a piazzale Tecchio, da poco rinominata piazzale Ascarelli, e il giro attorno alla fermata della ferrovia Cumana di Mostra, con dietro il dipartimento di ingegneria della Federico II e dall'altro lato lo stadio Diego Armando Maradona, finisce la salita, inizia lo scollinamento verso l'ultima curva. E Stringe il passo. Ivan Crippa recupera il gap. E si porta così a affiancare il suo rivale, pronti? All'ultima svolta e poi al rettilineo finale che li porterà sino al traguardo di gara. Eccoci qui al semaforo. E Ultima curva superata, quindi si viaggia e si vola verso il traguardo, 58 minuti e 30 secondi dal via, ultimi 300 metri circa da dover affrontare per questi atleti e quindi inizia a diventare davvero concreto il, la possibilità che si vada a riscrivere il record della corsa e anche il record italiano. Bellet risponde all'attacco di Crippa, si affianca e Crippa risponde, risponde subito, cercando di mantenere anche pochi centimetri di vantaggio. Tra poco passeremo sulla camera fissa al traguardo per seguire l'arrivo finale di gara. Pochi secondi dopo i 59 minuti, eccoci qui con l'esercito schierato a bordo strada per accompagnare i vincitori sul traguardo. 59 minuti, 15 secondi in questo momento. E appare lo striscione del nuovo record italiano con Yeman Krippa che taglia per primo la linea del traguardo e ferma il cronometro in 59 e 26 battendo Belet e Chimei. Eh, qui inquadrato vedete Carlo Capalbo che raggiunge subito i vincitori e qui si ricompone il quartetto di testa ma vedete la gioia, l'emozione e l'espressione di Yeman Krippa che... Aggiunge al suo palmarès non solo la vittoria di Napoli, ma anche il record italiano della mezza maratona. Nel frattempo torniamo anche sulla gara femminile con la Cepchirui e il passaggio anche degli atleti in coda davanti all'NH Panorama. Qui l'arrivo della prima donna che sigla invece la vittoria di oggi con 1.08 e 0.9. Il podio anche al femminile si completerà a breve con l'arrivo, eccola qui della Bezab che in un'ora 09:37 si porta al traguardo terza posizione, invece per una sorridente ma provata Sofia Jaremchuk con la Bandiera dell'Ucraina sulle spalle, un'ora 10 e 12 che rappresenta il suo nuovo primato personale sulla distanza, subito accolta da Carlo Capalbo, mentre a in quarta posizione la Shelburne chiude in un'ora 13 e 10. Questo quindi il podio al femminile che. Ovviamente, prelude alla classifica maschile 59-26, tempo ufficiale per Yaman Kripta davanti a Joshua Kiplagat-Bellet 59-27, Josfat Kick Boy, Kemei, Boy 59 1.00.27 59-32, un'ora 00-27 invece per Julian Wonders, lo svizzero, primatista europeo della distanza, ormai non tanto distante questo tempo. Dal primato siglato da Yeman Crippa. Questo il podio al del, maschile della Napoli Half Marathon con l'assessore allo sport Emanuela Ferrante del Comune di Napoli e la dottoressa Maria Caputo, consigliera delegata della mostra d'oltremare, a consegnare i premi e le medaglie ai primi tre classificati di questa edizione, accompagnati dall'Inno di Mameli e dalla bandiera dal tricolore che sventola su Napoli dove un italiano ha vinto la gara siglando, ripeto, il nuovo primato italiano di questa distanza. Una grande festa, una grande emozione eh, per chi è stato sulla linea del traguardo, ma anche per tutti coloro che hanno potuto vivere passo dopo passo la gara lungo le strade eh, della città davvero un momento molto sentito anche questo della premiazione qui seguita anche la premiazione dei primi tre atleti azzurri con le note di lino di Mameli ci congediamo per passare ovviamente alla premiazione femminile premiazione femminile mentre Appaiono i risultati di Gladys Shikirui con 1.8.09, Ftah Zerai Bezba, Bezab con 1.9.36 e Sofia Jaremchuk con 1.10.12. Eccole qui premiate da Mark Milde della Maratona di Berlino insieme al presidente della Mostra Oltremare Remo Minopoli che hanno consegnato invece i riconoscimenti alle prime tre donne classificate. Con questa immagine lasciamo la parola al vincitore della gara e quindi ascoltiamo le parole a caldo di Ieman Crippa. Ho capito appena prima della galleria che sale e un pochino si erano staccati e poi dopo ho visto anche i due miei pacemaker che alla salita si stavano staccando, allora gli ho detto posso dirla mia, mi sentivo ancora fresco e poi quando sono uscito dalla galleria in realtà è arrivato un po' il conto però... Per fortuna il percorso, gli ultimi due chilometri erano leggera discesa e quindi ho recuperato, poi ho dato a gas tutto quello che avevo ed è andata benissimo. La prossima tappa è chiaramente il record europeo e poi io ho fatto 13 record mondiali negli ultimi dieci anni, perché non farlo poi a Napoli tra un paio d'anni. È importante che tutte le infrastrutture culturali, logistiche. Di sicurezza crescano per far sì che poi un giorno possa arrivare Con Le il immagini del Golfo di Napoli e dell'isola di Ischia all'orizzonte. Un saluto dalla Napoli City Half Marathon 2022 e dal record italiano di mezza maratona. Appuntamento al prossimo anno.